Tra le grandi ale destre viola c'è sicuramente lui, lo svedese Kurt Hamrin, che per l'eleganza e la leggerezza con cui si muoveva in area di rigore lo chiamavano uccellino. A dispetto del calcio molto fisico che si praticava dalle sue parti, Hamrin amava giocare di fino e subiva molto spesso i pestoni degli avversari che lo mettevano fuori gioco. Per i continui infortuni si meritò l'appellativo di giocatore dalle caviglie di vetro, che gli venne affibbiato alla Juventus, sua prima squadra italiana. L'esperienza bianconera fu breve. Il giocatore poi passò al Padova di Nereo Rocco. Lì Hamrin fece vedere alcuni e per ovviare ai suoi problemi alle caviglie gli vennero messi dei plantari di ferro nei suoi scarpini. La Fiorentina del presidente Befani se lo aggiudicò per 100 milioni e fece un affarone. Pochi giorni dopo il suo acquisto il ragazzo venne convocato dalla sua nazionale per i mondiali del 1958. Con i viola Hamrin conquistò due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe e fu uno dei più illustri esponenti della Fiorentina Ye-Ye. Con i gigliati stette per 9 campionati, centrò 289 presenze e 151 reti. Venne ceduto a 33 anni tra le lacrime di molti tifosi.